Per l'importante produzione artistica, Uberto Bonetti, nato nel 1909, è giustamente considerato uno dei grandi, grandissimi maestri del futurismo, nonché il creatore, nel 1931, della maschera di Burlamacco, il simbolo ufficiale del Carnevale di Viareggio. Ebbene, dall'archivio della nostra emittente riprendiamo una sua bellissima intervista realizzata anni fa, nella quale Bonetti ripercorre le tappe più importanti della sua vita venuta meno nel gennaio del 1993. Il personaggio di questa settimana è un altro personaggio di quelli importanti, un altro di quei personaggi che hanno fatto la storia di Viareggio e che ha certamente contribuito a portare fuori dalla Versilia il nome di Viareggio e della Versilia stessa. Pensate che il nostro personaggio ha ricevuto proprio in questi giorni un riconoscimento inaspettato. Una delle sue creazioni, una maschera, quindi avrete quasi capito qual è il soggetto di oggi, è entrata a far parte del Museo delle Arti di Roma ed è quindi una delle maschere ufficiali italiane. A mio avviso è forse la più simpatica. Parliamo di Burlamacco, che nasce come idea nel 1930 e come realizzazione nel 1931. Il suo ideatore, ed è il fantastico personaggio di oggi, è il professore o il maestro Uberto Bonetti. Ho detto professore perché anticamente, parliamo della fine degli anni 50, è stato mio insegnante di disegno. Maestro perché, come tutti gli artisti, è giusto che sia un maestro. Ecco, la prima domanda che noi rivolgiamo al nostro illustro ospite è proprio questa. Come nasce l'idea di Burlamacco? Dunque, già da diversi anni io concorrevo per la creazione dei manifesti del Carnevale, su invito o partecipando a dei concorsi. Allora, nel 1930 fui invitato con altri circa con 7-8 firme abbastanza famose e quindi ne posso essere compiaciuto perché ero giovanissimo, era sui 20 anni, su 21 anni, tra i quali il Venna e ora non mi dimentico altri che non erano delle grosse figure. Fui invitato a fare il manifesto anch'io e vinci il concorso, appunto facendo, ispirandomi alla Viareggio estiva e invernale. Io volevo fare proprio in qualche cosa che concludiasse. Tanto è vero che il manifesto con una maschera per simboleggiare il carnevale che entra in Viareggio attraverso i moli, cioè sui moli, con una bagnante. La bagnante che era la personificazione della stagione estiva e Burlamacco dell'inverno. La maschera, che non aveva ancora un nome, come si può dire, fu trovata da me pensando di voler realizzare una maschera che contenesse tutte le altre, perché per Viareggio, per il quale avevano fatto dei manifesti con Armucchino e con Bivella e con Pirro, perché non lo conosco? Ecco, e allora pensai a farne perché mi contenesse tutti quelli italiani, perlomeno quelli della commedia dell'arte. Ecco perché la maschera ha dei grossi impatti che ricordano quelli piccoli della vita. Lei avrà visto certamente tante manifestazioni del Carnevale di Viareggio e magari, ecco, da questo studio ha sempre osservato, magari documentandosi sulla stampa, i vari andamenti del Carnevale di Viareggio. Che cosa è cambiato nel Carnevale di Viareggio, al di là dello spirito, al di là delle costruzioni dei carri in cartapesta, da allora ad oggi? Oddio, dei cambiamenti ci sono stati. C'è un miglioramento dal lato tecnico, sia nelle costruzioni, sia penso anche per certe attuazioni propagandistiche come l'aiuto della televisione e tante altre cose. C'è un miglioramento, senza dubbio. Però io devo dire, al ricordo sempre, che un carro
del Pardini o del Damiano mi entusiasmava, come non mi entusiasma tutti di oggi. Probabilmente penso che sia perché sono invecchiato di più. Forse perché la tecnica di allora dava dei risultati. Era più spontanea e anche se era in un certo senso meno artistica, diciamo così, no? Era però più carnevalesca. Ecco, ma secondo lei c'è più arte oggi nella realizzazione dei carri in cartapesta rispetto a 30 anni fa? No, non c'è più arte. Non c'è più. C'è una migliore tecnica. Cioè, se un volto prima era fatto in una maniera un po' rozza, un po' rudimentale, oggi è più accurata, ci sono altre tecniche, la faccia è più liscia, che le posso dire, è più accurata come colori, però secondo me, a parte quelle poche, quelle poche costruzioni che si identificano tra le migliori, ci sono, no? Non è che voglia dire. Il rimanente è un po' piatto appunto, a quello spirito che c'era. Quindi se lei dovesse salvare tre costruzioni realizzate da quando i carri sfilano sulla passeggiata a mano, perché prima il carnevale di Viareggio era una cosa diversa, quale salverebbe? Io salverei il carnevale Prende Moglie di Alfredo Pardini e i tre cavalieri del carnevale di Antonio Italiano. Questi sarebbero i carri che lei salverebbe? Sì, magari più grandi, magari più, perché erano e nelle dimensioni più, però c'era uno spirito secondo me eccezionale. Non è che io dica per esempio che un Galdi, che un Avanzini, che Baroni eccetera non siano dei grandi carnevalari, tutt'altro. Il titolo che gli danno di maghi se lo merita, però io vecchio viareggino e giovane di età, perché mi riporto a quell'epoca, ho in mente quello come i carri, tipo i carri viareggini per eccellenza. Ecco, ma è vero che c'era più allegria, c'era più voglia di... Questo, lei per esempio stia a sentire questa che è giusta. Per esempio, lei vedeva che magari un dito, un mascherone che faceva il Pardini, c'era una maschera viva che ballava. Oggi, se c'è una maschera che balla, è un fantoccio anche quello, perché non ce l'ha fatto a mandare delle maschere vive a quell'altezza. Che ne dicano sulle... Ho detto male? No, sono pienamente d'accordo con lei, anche perché forse c'erano organizzazioni diverse prima. Per esempio, i rapporti tra lei, maestro, e il compianto Sargentini. Ma il Sargentini era un uomo di eccezione, per una ragione, prima di tutto è uno dei fondatori del carnevale. Il fondatore secondo me è stato Giannini, Giuseppe Giannini, un bravissimo uomo, è morto anche da molti anni. Però anche insieme con i Sargentini, si può dire che ha fondato il carnevale, insieme con molti altri che ora non mi ricordo, con Balena, con Sende Ranieri, eccetera. Ma quelli che poi l'hanno portato avanti sono stati Giuseppe Giannini e Sargentini. Parlo dei primi anni del consolidamento della manifestazione. Maestro Bonetti, però io trovo interessante tornare nuovamente sul discorso di Burlamacco, perché iniziando questa nostra intervista abbiamo soltanto accennato a che cosa si è ispirato lei per la realizzazione di questa simpaticissima, di questa fantastica maschera di Regina. Stavamo parlando del cappello, però lei ha ancora qualcosa da aggiungere? Sì, aggiungo che poi, benché la prima ispirazione sia stata fatta da una peluca,
che non era messa nel modo giusto, ma per traverso, io ho legato quel fatto poi con il cappello di una maschera italiana, con la maschera romana, con Rugantino, che ha un cappello simile, veduto e rifatto, ma un po' c'è quel carattere lì, ha quel carattere lì il cappello. Ecco, senta, ritorniamo invece a Ondina. Lei, Ondina, la identificava un po' ad una villeggiante che allora veniva Sì, penso che di averla identificata in quel modo lì. Ecco, lei si ricorda quando nacque proprio l'ispirazione per il disegno di Burlamacco? Ma me lo dico subito. Mi mandarono a chiamare all'allora azienda autonoma della Versilia che presiedeva le manifestazioni e mi dissero se volevo concorrere per fare il manifesto e mi dissero i nomi dei concorrenti. Mi sentii un po' tremare, no, tremare nel senso, sentii un po' che sarebbe stato difficile concorrere con i pezzi grossi di allora, che erano veramente i pezzi grossi, pensando a Lucio Venna, che è stato veramente uno dei migliori cartellonisti italiani. Insomma, sa, ero un ragazzino, avevo 21 anni, quindi ci pensai un po', dice sì, perché no? E fu che invece ebbe grande effetto questo legame della Viareggio Estiva con la Viareggio Invernale, ed anche piacque molto quello della maschera. Tant'è vero, in quell'anno stesso parecchi si vestirono con la maschera, fecero fare la maschera del manifesto. Maestro, è vero che lei faceva quasi tutti i bozzetti dei carristi di allora? C'è stato un periodo, sì, che si può dire venivano tutti da me, meno che il Dariano, perché il Dariano aveva sempre paura, come dicevo al Tardini, aveva paura di influenzarmi, e allora che facessi un po' al Pardini quello che voleva fare lui, capito? Avevano paura degli spionaggi, insomma. Senta, ma... Vuol dire che li facevo tutti, anzi un anno, si può dire che ho fatto il regista io per il Carnevale, perché proposi di cambiare il Carnevale e di dare un tema unico a tutto il corso. Non solo a tutto il corso, ma agli addobbi, tutto deve essere contento. Parliamo un attimo di quest'idea, che mi sembra una cosa interessantissima. Era per me interessantissima, ma non fu accettata dai carristi in seguito, glielo dirò poi. Ma secondo me, ripensandoci, è proprio interessante. Anzi, c'ho un disegno per certe cose che le farò vedere, per altre. Ecco, ma perché non fu accettato dai carristi questo progetto? No, fu accettato perché un anno gli fu imposto di fare il carro secondo il bozzetto che gli davo io. Ecco, e lei che cosa voleva sviluppare come tema? Io sviluppai il Carnevale attraverso i tempi. Il Carnevale all'età della pietra, ai tempi greci, ai tempi romani, nel Medioevo, nel 1600, giù fino ai nostri. Rinascimento, romanticismo, fino ai giorni nostri. E fu uno dei migliori corsi che ci sono stati fatti. E col dovere di dover attenersi a bozzetti esattamente, fecero tutti dei bellissimi cardi dalla rotella. Ecco, credo che oggi, poi ritorniamo su questo discorso qui, dai bozzetti che vengono presentati per la manifestazione del Carnevale alla realizzazione del carro in cartapesta, c'è un po' di differenza? Penso che ci sia un po' di differenza, sempre un po' può darsi, perché non vogliono far vedere tutto quello che hanno in mente, perché si riservano anche di tirar fuori delle idee che gli altri non debbono sapere. Se c'è ancora quello spirito dei vecchi tempi, però. Punto interrogativo.
Lo spirito dei vecchi tempi molto spesso sfociava anche in favolose cazzottate ai baracconi. Ma io non ho mai assistito, però ho saputo che via via ci sono state perlomeno dei ceffoni sonori. Ciaffate, come si dice a Viareggio. Ciaffate sonori. Ecco, perché insomma era una sorta di dualismo, i fans erano divisi in due settori distinti. Sì, veramente c'erano i partigiani del Pardini e quelli del Dardiano. Ecco, ma nasceva spontanea questa ribellione? Era spontanea perché c'era il tifo come c'è ora per il calcio. E quindi si discuteva magari a serate sui... Serate, i caffè, nei bar, eccetera. È più bello questo, ma che vuoi che faccia il Pardini, ma fammi piacere. Anche perché allora nei caffè la televisione non c'era. Sì, è come quello che dice, ma come era amata l'arte nel 1500, non c'era altro, Dio buono, anche i paesaggi, anche gli incolti erano portati a vedere il concorso per l'opera d'arte da mettere in Duomo. Ma infatti nei paesetti di campagna, ancora oggi, io mi è capitato di assistere molto spesso quando andavo dalla nonna durante le vacanze estive, cioè anche questi vecchietti analfabeti, perché non sapevano scrivere neppure il loro nome e cognome, sapevano delle poesie incredibili, cantavano dei madrigali, il Maggio. Ora c'è il Dante. Esatto, sapevano i interi canti della Divina Commedia. E il Torquato Tasso, il Petrarca, l'Ariosto. Tutto, sì. C'era questo spirito meraviglioso. Era una forma di cultura anche questa qui. Tant'è vero che quegli spettacoli famosi che facevano specialmente in Versilia, che facevano i contadini, come si chiamavano, per i quali ha scritto qualche cosa il Pea, o perlomeno è stato uno dei i Maggi, è una cosa spontanea della cultura contadina. Ecco, lei si ricorda a Viareggio di questi episodi? Ho visto un Maggio, ma ero bimbetto, che non mi è rimasto. Ecco, e dove lo facevano? Ma lo facevano nell'aglia, nelle aglie, no? E allora Viareggio immagino avesse... Ma non qui, insomma, bisogna andare... Nella campagna. Nella Versilia, in Versilia. Ecco, la Versilia è... Siravezza, questi paesi intorno a Pera Santa, insomma. Ed era bello assistere a questi spettacoli. Io ho detto, io ci ho assistito una volta sola a me... Me la ricordo in una maniera vaga, troppo vaga. Comunque ho letto poi di che cosa veniva, eccetera, quindi non farei che ripetere altro quello che ho letto e che avrà letto anche lei. Certamente. Allora, ritorniamo un pochino ai nostri baracconi del Carnevale, dove succedeva di tutto, dai cazzotti a certe forme di spionaggio, e veniamo invece ai rapporti che c'erano fra i due protagonisti, quindi fra coloro che dividevano in due il pubblico, cioè Tono D'Arliano e il Pardini. Ecco, fra questi due individui che rapporti c'erano? Ma c'erano dei rapporti amichevoli poi, probabilmente presi anche loro da questa febbre per arrivare, per concorrere e per superarsi. C'era un certo antagonismo, ma non che arrivassero a picchiarsi, sono spiegato, no? Ecco, come un calciatore della Lazio che insomma che conosce bene un calciatore della Roma, ma non si picchia. Si stimano, anzi, no? Sono i fan, sono i tifosi che accrescono questo. E così succedeva ai baracconi, cara. Insomma, Tono D'Arliano e il Pardini andavano a mangiare le scee insieme. Sì, no, non molto spesso, ma poi ci andavano. Senta, maestro Bonetti, il primo bozzetto del Carnevale lei lo realizzò, secondo le mie informazioni, nel 1926. In quella circostanza, come ha ricordato, vinse Lucio Venna. Ecco, io recentemente mi è capitato di vedervi in una vecchia rivista del Carnevale del 1959, mentre siete insieme. Con Lucio Venna? Io l'ho sempre ammirato. Per me è stato uno dei migliori cartellonisti italiani. Prima di tutto era un futurista anche lui.
quindi già avevo un certo rispetto per la sua persona, anche come artista, anche come futurista, perché io insisto a dire che sono orgoglioso di essere stato un futurista. Perché oggi non si riconosce più in questo movimento? Certo, quando posso, ma ormai ho tanti anni. Senta, maestro, circolavano i soldi in quel periodo nel carnevale? Pochi, pochi. Ecco, diciamo così, per un manifesto lei in quel periodo che cosa prendeva? Ma mi pare di aver preso 1.000 lire. Facciamo un rapporto. 1.000 lire di allora, sono il potere d'acquisto aveva? Oggi. Come 3-4 milioni oggi, anche più forse. E mi ricordo a quell'epoca lì, un operaio prendeva 300 lire al mese, 280, 300 mila, 300 lire al mese. Che rapporto ci può essere? Non era molto. Quindi c'era soltanto l'entusiasmo, la grande voglia di realizzare e soprattutto la grande voglia di trasgressione e di divertimento. Sì, ma c'era quella passione, come ha detto lei, che era al di fuori del volere ottenere, del voler puppare del denaro da questa vacca, che è il carnevale, ormai è diventata una bella vacca. Che nutrisce molto. Allora non nutriva, ma divertiva e basta. Senta, oggi ci sono, come ha ricordato lei, c'è la televisione, ci sono i grandi veglioni, le grandi feste, ci sono decine di veglioni come allora non sono mai stati fatti. Erano le grandi feste, ci sono divertito tanto i veglioni. Ecco, parliamo un attimo di queste feste, perché oggi si fanno i rioni, si fanno decine di manifestazioni collaterali al carnevale, però allora il carnevale c'era la domenica dei corsi o se no i veglioni. I veglioni, oddio, è vero che i veglioni potevano, può dirsi, ci andavano anche persone che non erano dell'elite come si intende oggi, no? Perché dovevano andare tutti in frac, con i smoking, quindi c'era un'etichetta. C'era dell'etichetta tanta, quindi il giovinastro, come dice la canzone, era difficile che ci andasse il veglione, perché erano poi chiusi come dei club. Ecco, dove si svolgevano questi veglioni? Più che altro, come si svolgevano, più che altro a Royal. I primi tempi al Kurzan, al Teatro Pacini erano quelli popolari, belli anche quelli però. Ecco, quelli più chic che ricorda lei erano quelli del Roia, del Kurzan, del Casino Principe di Piemonte? Sì, no, del Principe di Piemonte, sì. Principe di Piemonte non erano già più i veglioni di vecchio stampo, i veglioni della Belle Époque, dove quello che contava era avere il pacchetto con la cena, questo era il veglione. C'era ricercatezza, c'era gusto, raffinatezza. Ecco, a questi veglioni partecipavano soltanto via Reggina o veniva anche gente da fuori? Ma veniva anche gente da fuori. Ed erano belle le donne in quegli abiti da sera? Sì, veramente. Oggi la ricchezza di quegli abiti lì, ancorché ci sia per la preziosità delle stoffe di oggi, ma non per la magnificenza per l'invenzione della conciatura. Prima c'era più invenzione, secondo me. Ora ci sono dei belli abiti ancora, non lo metto in dubbio. Senta, parliamo di un periodo particolare, di un periodo in cui nasce Burlamacco, in cui il fascismo era presente. Ecco, che tipo di rapporti ha avuto lei con la sua maschera, il fascismo, il suo lavoro? Il fascismo e il personaggio Bonetti con il fascismo. Ma io ero fascista, come tutti gli italiani, diciamo quasi tutti, però non sono mai stato un politico io. Non ho mai capito nulla nella politica, specialmente di allora. Non ho mai capito nulla. Ecco, ma questa maschera che poteva rappresentare una satira al corpo dei carabinieri o al regime, c'è chi ha detto anche questo? Non hanno mai trovato, no, non c'era, infatti non c'era, perché c'era,
semmai poteva dire è una maschera fascista quando dicevano che il futurismo era una manifestazione a carattere fascista, il che non è vero, anche questo. Senta, maestro Bonetti, lei è stato un ottimo umorista, un caricaturista e un acquarellista. Questi sono tre momenti importanti della sua vita. Beh, è vero, io sono sempre stato un appassionato dell'acquarello. Io dico acquarello perché ai miei tempi dicevano acquarello, ora si dice acquarello, ma si può dire in tutti e due modi. E perché permette un'immediatezza che è simile a quella dell'immediatezza dei pittori orientali, dei cinesi e dei giapponesi. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di vedere una sua opera che mi ha entusiasmato. Io per un periodo di tempo mi sono occupato dell'ufficio stampa del comune di Viareggio, del sindaco in particolare. Proprio nella stanza del sindaco c'è un acquarello, l'originale, che è, credo, la rappresentazione di Piazza Ragghianti, ed era stato fatto in riferimento ad un convegno nazionale che si svolse nell'85 sulla finanza pubblica, se non sbaglio. Ah sì, ora sono molti anni che io faccio i luoghi più importanti di Viareggio proprio per quella manifestazione lì, perché ormai hanno preso hanno preso quel modo di esprimersi sui manifesti con la Viareggio migliore e più vecchia. Tra l'altro la piazza Ragghianti, lo vogliamo spiegare ai nostri amici viareggini e versiliesi in particolare, è quella piazzetta che ancora oggi conserva... È il centro di Viareggio, è il centro, perché ci sono le case del Cinquecento. A 50 metri c'è la vecchia chiesa della Santissima Annunziata. Poi c'è il palazzo del musicista Pacini, no? Di Ragghianti, cioè, è vicino anche alla piazza Pacini, quindi è tutto il centro. Quindi ritorniamo invece al nostro discorso di umorista. Tra l'altro io so che lei non è soltanto umorista nel segno grafico, ma lei è anche un ottimo umorista come persona. Grazie. Dunque, che le devo dire? Che per me una delle cose che mi ha divertito tanto è stato fare il caricaturista, specialmente quando trovavo delle persone che dicevano se a me non riesce, sa? Oppure quello che diceva ma sono facile, guardi che naso che ho io, che ci vuole. Allora io a volte ho preso per quel uno che diceva proprio guardi che naso, io lo faccio senza naso e vedrà che è somigliante. Siccome lavoravo per i giornali, allora non è che andarsi a chiedergli le mode, non lo vuole, quant'è, no? Quello che sono male. Non l'ha mai patteggiato. Tant'è vero, qualche volta ho scritto anche. E allora veniva attorniato anche dalle ditte che dicevamo prima in certe feste estive. E si vede che piacevano quelle cose che facevano. E allora a questo signore, che è uno dei ricordi nelle quali ci rida ancora, feci l'inizio del profilo, no? E poi mandai la linea a sfuggire e ripresi la linea sotto in modo che sembrasse che il naso andasse fino all'infinito. Non so se ho spiegato bene. E allora si misero tutti a ridere. Così clamorosamente che me lo ricordo ancora. Io non credo che sia facile fare l'umorista, certamente. Ecco, ma dov'è che nasce l'idea? L'ispirazione, l'umorista, il vignettista, dove la prende, dove la trae? No, io di vignette ho fatto anche quelle, però la mia particolare specializzazione era per la caricatura. Ecco, perché penso di aver avuto di avere ancora un certo spirito
da psicologo. Bisogna intuire subito il carattere della persona. Non è che dice quello c'ha il naso grosso, quello c'ha la bocca piccola. Facciamo una bocca piccolina, piccolina, un nasone grosso, oppure... Ma sembra come una bevuta con un nasettino lì. No, non è questo il carattere della persona che conta. Allora bisogna pensare al carattere. Guardare bene, bene in faccia questa persona e dire... Questo è un mischero, madonna. No, è giusto dirlo. E allora te fai la faccia a fesso, vedrai che è somigliantissimo più che se te le fai, hai capito? Ecco, brevissimamente, qual è stata la caricatura che le ha dato più soddisfazione? Penso, fra le tante, insomma, quella di Marinetti è stata una delle più interessanti, perché io so che ti feci magari una caricatura che non fosse un granché, perché... Però lo feci brutto, era un bell'uomo. Feci brutto con esagerare. E lui ci scrisse spontaneamente: sono brutto così? Forse sì, punto interrogativo. Ce l'ho ancora questa caricatura, che la tengo proprio come. E molti altri anche, a chi l'ho fatta poi. Ah, l'ho fatta siccome per molti anni sono stato. L'organizzatore scenografo per il Premio Letterario, ero io che organizzavo le sale, le facevo, eccetera. Quindi tutti i grandi artisti e i grandi scrittori sono passati da me, sotto il mio lapis. Quindi potrei dirne tanti. Leonida Repaci. Non ne parliamo da Leonida Repaci. Che personaggio era Leonida Repaci? Era divertentissimo e interessantissimo. Perché aveva, che le posso dire, era un uomo che comandava lui, insomma, si discute, ma non in senso malevolo. Era così, un uomo estroso. Ricordiamo che Leonida Repaci era il presidente del premio letterario Viareggio, che nacque, come ci ricordò Renato Barzanti, proprio sotto gli ombrelloni del Lidino a Viareggio. Sì, tanto è vero che io conobbi Repaci proprio... Il primo anno che fu fatto il premio letterario proprio dai Barzanti. C'era mio babbo che era amico dei Barzanti. Tant'è vero che era una specie di economo, di contabile della loro famiglia. E allora proprio in quell'occasione io andai a questa festa, perché avevo ingresso libero. Tant'è vero, mi ricordo che mio papà era a dare i biglietti, si mise e dava i biglietti. Ah, perché c'era il biglietto per partecipare al premio Viareggio? A tutte quelle feste che dava al Lido. Quindi immagino che gente appunto come Repaci, come Moravia, come Pirandello, come Pea, tutti i personaggi che lei ha conosciuto... Non avranno pagato perché... No, ma lei li ha conosciuti personalmente? Sì, come no? Il Pea poi addirittura ero sempre spessissimo con Viani, non ce ne parli, perché io l'ho accompagnato parecchie volte a curarsi, l'ho accompagnato alla Biennale a Venezia, ero proprio, anche perché era amico della mia famiglia. Io ho una cartolina di Viani che si impegnò una volta, io avevo 7-8 anni, vide dei disegnamenti, questo lo voglio portare a una mostra per ragazzi. Tant'è vero, c'è una cartolina che scrive a mio padre, dove dice: il disegno di Umberto è al centro della parete. È interessante. Viani che uomo era? Viani era un uomo intelligentissimo, tanto intelligente e grande artista. Certo aveva degli umori un po' strani, a volte non voleva nessuno intorno, a volte magari andava in un'osteria, stava più volentieri con tre persone del popolo, proprio in questo era veramente un popolano e se ne infischiava di tutti. Altre volte era molto orgoglioso, ma era un uomo che lo poteva fare, poteva averlo quello, poteva averlo. Orgoglio o presunzione? No, della presunzione, non era un presuntuoso, sapeva esattamente quello che era, quindi quando uno sa esattamente quello che è, non è un presuntuoso.
lui diceva a volte: io sono un grande artista, lo sentito lì, ma lo era. Quindi non è una presunzione. Quali erano, maestro, i luoghi? Io sono un grande artista, lo devi capire. Sì che lo capisco, non c'è bene capito da molto tempo. C'era del timore riverenziale? C'era del timore riverenziale. Mi sentiva? Tutti avevano della deferenza, perlomeno quelli che ti volevano bene, quelli che erano intorno. Comunque lui tendeva più ad essere attorniato da dei popolani che da dei colti, oppure da persone o da chi volevano stare un po' sulle loro, se ne infischiava. Preferiva il popolo, preferiva la gente umile, la gente che lavorava, la gente della Darsena, la gente che soffriva. Sì, secondo me sì. Del resto questo traspare anche nelle sue opere. Sì. E io ho assistito, per esempio, io a volte, negli ultimi tempi, io stavo in fondo a via Polosa e lui stava in fondo a via Virgilio. Sicché spesso lo andava a trovare, eravamo vicini. Questo veniva nel 31, 32, 33. E mi ricordo che spesso mi dicevo: andiamo a lavorare, quindi aiutami giù. E io allora pigliavo i cavalletti e si andava, per esempio, giù nella Darsena, ha visto all'angolo della via Coppino con la via Menini, c'è la fine. Si andava lì e si faceva i cantieri Benetti, erano, no? Dove mi ricordo a quell'epoca c'era lo scafo di Marconi, tutto rosso, rosso. Il Guglielmo Marconi? Sì, quello di Tullio, credo che fosse questo. E lui si... L'Elettra? Sì, l'Elettra, credo che fosse quello che dipingeva lui, perché era in disarmo. Ora potrò sbagliarmi, ma per me era quello, perlomeno come sa com'era quello lì, dell'Elettra. E gli davano delle verniciature, lo abbellirono. E Viani si mise invogliato da questo rosso, dal rosso cupo, che aveva questo scafo, che lui piacevano questi toni, si mise con Lena a fare questo, il quadro. A un certo momento, dalla Pocchetta, siamo così di fare, no? Dove c'è la Darsena che ha una curva e si mette nella Burlamacca, nel canale vero e proprio. Pum, 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 viene un barco bestia a vela e a motore, il primo, uno dei primi. C'è questo enorme, questa prua che si avanza con il capitano, quello era il capitano che lo conoscevo, che stava sulla prua. E quale li fa? Così amiche brutte. Oh, Viani! Canzucci, che non mi ricordo. Forse avrà detto un'altra parola. Che smerdi. Cioè, siamo a Viareggio, si dice così. Che fai? Io non posso dire questa parola. E Viani ebbe come un sussulto, perché gridava quest'uomo. Sussulto, e gli cadde il quadro. E dal cavalletto gli cadde il quadro. Il finimondo. Oddio, non te lo temo così, perché non voglio dirlo, ma a un certo momento alzò il quadro avviato così con quest'uomo che l'aveva detto, lo rimise in piedi. Per Dio, è bello. Era tutto con la sabbia, con lo rosso, perché c'era del terriccio rosso, e gli aveva dato un senso di materico a certe parti che gli piacque. Hai visto come è venuto bene? Ho fatto bene a cascare. Parlava nasale, Viani. Nasale, sì. Era più anziano di lei, Viani? Sì. Era dell'82, mi pare. Una ventina d'anni di più, insomma. Sì, era dell'82. Senta, una volta messo da parte pennello e cavalletto, dov'è che vi ritrovavate? Quali erano i vostri luoghi d'incontro? Ah, Viani
Io l'ho veduto spesso davanti al monumento ai caduti. C'è un bar che si chiamava, ora si chiama Bar Iris, no, come si chiama? Sì, comunque ho capito qual è. Si chiamava in un altro modo, e era lì più che altro che lo trovavamo. Oppure qualche volta portava una combriccola di giovani a un'osteria che era in Fiora, c'è un ristorante a fianco della chiesa di Sant'Andrea. Sì, c'è stato, sì, sì. No, ma... sì, sì, mi ricordo che c'era una sorta, questo lo ricordo anch'io, che insomma... Poi lui faceva questo, da quando stava al Lido di Camaiore, veniva con una carrozza, dava una carrozza per tutto il giorno, e gli amici che trovava a bordo. E dove andavate? E io non ci sono stato mai con lui. A donne? No, voleva bere. Ah, questa è bellissima. A bere, ma non a bere esageratamente, perché era un po' ammalato. Così, perché voleva stare... Si beveva del vino con gli amici? Un po' di vino, ma lo faceva per stare col popolo. Senta, ma è vero... Questa vena. Ma è vero che negli anni 15, 20, 30 a Viareggio si beveva tantissimo nelle osterie, nelle botteghe? Ma io credo non a Viareggio solo, ma anche in tutta la Virginia. Lei sentiva dire, ma che fa quello Morano? Beve e picchia la moglie. Allora voleva dire che era un uomo a posto. Ah, perché? Sì, perché se c'era qualcuno che diceva, come picchia la moglie? Non la picchi? No, non ci credo. Così, eh. La virilità e la mascolinità si dimostrava con il vino e con le botte, la sì. Che abbia ragione nella Versilia, veniva questa. In Versilia... E nel Carrarino, a nord, un po' c'era questo. Io credo che Viareggio, come del resto tantissimi posti della Versilia, perché noi ci occupiamo esclusivamente della Versilia, abbiano in pochissimi anni, meno di mezzo secolo, fatto delle variazioni, dei cambiamenti davvero incredibili. Là dove c'erano le catapecchie, le vecchie case, oggi sostituiscono, naturalmente, ovviamente, c'è necessità, palazzi e grattacieli. Quindi credo che i grandi cambiamenti di Viareggio e della Versilia, più o meno, tutti li abbiamo visti, però penso a chi è dotato, io lo chiedo, credo che sia uno dotato del senso artistico, della pittura, certe trasformazioni, certe innovazioni rimangono più impresse, vengono avvertite in modo diverso, forse anche in modo più sofferto. Ecco, i colori, l'architettura di Viareggio di quei tempi raffrontata a quella di oggi. Oggi non c'è colore, oggi non c'è colore perché... Le abitazioni sono uniformi un po', no? C'è il grigio della pietra o del cemento, che è peggio, c'è il bianco o il rosina delle facciate. E dov'è il colore? Prima c'erano delle case vecchie che pitturavano in rosso e magari si scrostavano e sotto scoprivano il giallo. Giallo vecchio, cioè, quindi c'era la, e poi c'erano quelle barche con le vele coloratissime, anche se erano bianche avevano degli scafi, anche quelli coloratissimi, quindi Viareggio era una festa di colori, il che non è più oggi. Le case erano tettoie, con le finestre strette, le inferriate? Dove passava poca luce, però di motivi di sicurezza. Sì, erano comunque, però erano delle case quasi tutte uguali, no? C'era un grande ingresso con una scala che andava ai piani superiori, un grande camino, e le case dei pescatori. Le strade erano già asfaltate? No, almeno non me lo ricordo io, no, sterrate erano. Non asfaltate. Quindi quando pioveva? Asfaltatura. Allora c'era la mota, come si dice in Viareggio. C'era il fango. Io mi ricordo di una cosa, no? Quando ero ragazzo già auto non se ne vedevano. Via via passava un barroccio. Allora tutte le mamme fuori, attento al baroccio, ragazzi, che si... attenzione al baroccio, davanti
questo di gran carattere, questo carro, allora tutte le mamme impaurite dal barroccio. Dica un po' che dovrebbero fare oggi. Senta, professore, quindi queste strade che non erano asfaltate, quando pioveva il fango, nelle osterie, nelle bettole si beveva il vino, le case erano piuttosto fredde. Ce n'era fame? Ma io penso che le famiglie dei pescatori, in particolar modo, e dei marinai non fossero tutt'altro che ricche. A parte il ceto più basso, che era poverissimo, poi quelli un pochino più elevato, quelli che lavoravano, erano i marinai o i pescatori. Ma non i pescatori di oggi, che sono proprietari di barche a pesca, quindi stanno in modo opulento, quasi. No, e allora... Insomma, non dico che si soffrisse la fame, ma quasi. La vita era dura. Sì, la vita era dura. Comunque i marinai e i pescatori si salvavano sempre. Andavano a fannicchio, anguille, insomma, si salvavano sempre. Le scee c'erano allora? C'erano, anche buone sapevano farle, non costavano tanto, anzi, il che invece oggi... Professore, senta, lei ha conosciuto Gianni dell'Artiglio? Sì, conosciuto Gianni e sono diventato amicissimo proprio in quel periodo lì del 1930 del figlio suo, di Angelo Gianni, che è professore... è professore d'italiano, che ha fatto un bellissimo dizionario oggi coadiuvato da Sanna, quello scrittore della Nazione, Satta. E di Borelli, Satta, e di Borelli, il professore universale. Un dizionario straordinario, perché ha messo insieme varie voci che si accumulano. Ora non l'ho letto bene, non lo so spiegare. So che tu non l'ho comprato anch'io, anzi lo devo far firmare. E dicono gli intenditori che è una cosa eccezionale. Come si chiama il dizionario? Non me lo ricordo. Senta, e il piazzone? Qual era l'atmosfera del piazzone? Tra l'altro vicino al piazzone ci abitava Mario Tobino. Sì, piazzone sono stato poco, perché un po' era un po' di fuori, ero un darsenotto, capisci? La FOA? Era un darsenotto, e poi della via Machiavelli, quindi... Ecco, perché il centro era via Machiavelli allora, La darsena era... No, io sono stato in darsena e in via Machiavelli, anzi il Burlamacca è nato in via Machiavelli, come ci sono. No, ora lei mi ha fatto una domanda, ha domandato del piazzone, no? Era la più bella piazza che ci fosse a Viareggio, secondo me, specialmente per i ragazzi, perché era veramente il parco dei divertimenti di allora, no? Dove venivano le scazzottature fra ragazzi, e la FOA, raramente la FOA veniva. Che era il centro di come si può dire, era il centro di una... Di un quartiere? Gruppi, però ho assistito a una FOA io, in via Paolo Savi. Avevo, mi pare, 7 anni, ed ero a sedere sulla mia porta, quando vedo dalla via Paolo Savi in fondo, dove c'erano i Carugli, sbucare una folla di ragazzi, ma enorme, un nereggiare, capito? Che urlavano, devi fare, Allora dall'altra parte della via Paolo Savi, ti rivede arrivare un gruppo enorme, anche quello, erano stati 200 o 300, per quanto non mi scherzo mica, c'era tutta la via di Lucca e tutta la razza da arrivare. Ecco. Se io dico, se chiudo gli occhi, vedo il cielo, che era una bella giornata, il cielo nero, per le sassate che partivano di via di là, nero, perché la tiravano in alto, no, per arrivare, cielo nero. Ah, mi ricordo, caspita, dissi, è qui,
è meglio ritirarsi e andare a vivere da una finestra. Poi uno sa poi si inseguire uno scappare. Ma ricordo che un altro posto molto affascinante, questo lo ricordo anch'io vagamente, era la Piazza Grande, quella dove oggi c'è purtroppo il comune. Era un... bellissimo, bellissimo. Quella era veramente considerata il centro di Viareggio, anche per il carnevale, perché si svolgevano balli, era nella piazza sfociava tutto il via vai della via Garibaldi carnevalesca. Senta, ritornando invece al discorso futurista, io so che lei, insieme ad altre persone, fondò, questo è uno scoop tra l'altro che facciamo, fondò un gruppo futurista versiliese, dove dentro c'era anche un personaggio di cui abbiamo parlato fino ad ora, Lorenzo Viani. Amava sentirsi chiamare maestro? Ma qualche volta invece l'ho quasi quasi veduto un sorriso di compiacimento, che se lo meritava. Comunque però ero un uomo brusco che non teneva agli appellativi troppo altisonanti, insomma. Senta, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione. Lei da questa intervista ha praticamente, mi ha fatto capire che è stato al centro delle manifestazioni, dei momenti più importanti di questa Viareggio passata. Il Carnevale degli Anni d'Oro, il massimo splendore del Carnevale, il Premio Letterario Viareggio che nasce per l'appunto con la sua presenza, ed anche la Fiera del Libro è una delle sue creature. No, una delle mie creature no, perché esisteva già quando dopo fu collaterale al Premio Letterario Viareggio negli anni 20-30. Dopo il Premio Letterario furono messe delle bancarelle durante il periodo del Premio Letterario sulla passeggiata. Ecco la Fiera del Libro dove è nata di lì. Però è rinata nel dopoguerra con l'Arci, quell'associazione, il quale e con Sbrana, Leone Sbrana rivolle fare, che era segretario del Plamone, rivolle fare la Fiera del Libro. E ci furono anni memorabili, edizioni straordinarie della Fiera del Libro di Viareggio. Edizioni straordinarie, e tengo a dire anche che parecchio la dovettero anche a me, perché io ho tentato, e ho ancora dei documenti, di fare degli stand con nulla, con i tubi innocenti e basta, e con telai di compensato, e invece è sempre riuscito abbastanza bene. All'ultimo poi si può dire che ebbi come una trovata. Io per Bernardini avevo fatto l'ingresso della bussola fatta con delle cupolette. Bussola di focette? La bussola di focette con delle cupolette che non esistevano ancora, nessuno l'aveva mai fatta architettonicamente, in tela e ferro, mai state fatte. E pensai di adottare quella trovata lì, e gli ultimi stand che furono fatti erano coperti da delle cupolette bianche e azzurre che facevano un gioco scenografico abbastanza simpatico. Ecco, maestro, perché è finita la Fiera del Libro di Viareggio? È finita... Mi ci faccia pensare, perché dovrei dirne troppe. Cioè, la faccio pensare nel timore di essere troppo realista e dire esattamente quanto di grave è successo. Poteva, lasciamo perdere di nuovo una cosa sola. Se volevano, potevano non farla morire. Vuol dire che ci sono stati, io non lo so, potrei dire delle bugie, delle cose non vere, ma sto pensando che qualcuno la deve aver fatta morire apposta. Secondo me potevano salvarla, ecco. Secondo me potevano essere, o sono stati gli ebrei che non hanno voluto sapere più nulla, o i partiti politici che ci sono, non lo so.
Il fatto si è che non c'era stata ragione che sia morta. Dice che non c'erano più denaro, perché non c'era più denaro quando erano stati spesi dei milioni e milioni a quell'epoca per rifare tutta la struttura nuova in ferro e tela. Ecco, questa roba qui dove è finita oggi? Inutilizzata, abbandonata da qualche parte? No, presa da quell'organizzazione per una cosa, da un'altra organizzazione per un'altra, è finita. O non c'è più nulla, o è ridotta. Chi la gestiva la Fiera del Libro a livello politico? A livello politico prima è stata l'Arci. Poi ci fu un connubio fra... non la Democrazia Cristiana, ma delle correnti cattoliche che faceva la Fiera del Libro cattolica, e fu unita da sinistra e destra, e sinistra e centro. Ecco, e nei partiti politici, per quello che risulta a lei, non c'è più stata nessuna volontà di riattivare? Appunto, perché non c'è stata più volontà? Non capisco, perché era arrivata a un buon punto. Importante era. O qualcuno a un certo momento ha detto: ma chi me lo fa fare? Non ne ho più voglia. Ma qualcuno chi potrebbe essere? Non lo so, perché non si può incolpare né il presidente dell'associazione né il presidente dell'associazione. Chi era allora? Era Monciatti, che c'era appassionato veramente, devo dire. Roberto Monciatti. Sì, c'era appassionato. Devo dire, era veramente appassionato. Ma per me ci sono... come faccio a dirlo se non lo so, capisci? Io direi di concludere questa intervista realizzata con il maestro Uberto Bonetti, come detto inizialmente mio professore a scuola nel lontano 1957, e anche in questa circostanza, così come è avvenuto con Sergio Bernardini, con una nota d'amarezza. Stessa storia, identica situazione. Sergio Bernardini, al quale è stato impedito di proseguire con il lavoro della sua Bussola Domani, una creatura per la quale aveva... con il Burlamacco d'Oro. E anche con il Burlamacco d'Oro, esatto. Una cosa importante, perché poi è passato, tutto questo è passato a, come si chiama, la città della Liguria, là che fa... Sanremo. A Sanremo, ecco. Esatto, quindi una nota estremamente amara. Un personaggio che ha visto compromessa una vita destinata allo spettacolo, è uno spettacolo con la S maiuscola per quello che riguardava la Versilia. E se oggi la Versilia è famosa nel mondo, lo si deve molto a Franceschi e molto a Bernardini. In quest'altra circostanza, Franceschi della Capannina naturalmente, in quest'altra circostanza ci troviamo di fronte ad una cosa che io ho sempre sentito decantare, ed è sempre sentito considerata come un momento estremamente importante per la vita culturale di Viareggio, la Fiera del Libro. Una Fiera del Libro che, come lo stesso maestro Bonetti ci ha detto, è finita miseramente nel dimenticatoio, senza sapere perché e soprattutto senza sapere per quali motivi. È finita? In parte perché non c'era... Non credo solo per questo. Ecco, penso si poteva trovare. Quindi vuol dire che proprio c'erano delle forze esterne, esteriori a quella manifestazione, che se ne sono infischiate. Lei è un maestro di disegno, mi scusi se la interrompo, lei conosce molto bene il disegno. Mi dica in capo all'anno, professor Bonetti, quante iniziative di questo tipo, quante piccole mostre ora... a questo, ora a quell'altro, vengono attribuite, vengono date, vengono realizzate, e sinceramente a volte sono anche mostre di poco valore e che costano minimo 5-10 milioni al comune. Ecco, per esempio, questo è un po' quel qualche cosa che avevo da gran tempo in corpo, quello di dire che insomma parecchi soldi si buttano via in mostre per persone che non vale la pena di aiutare, perlomeno di aiutare fino artisticamente fino a un po'. Non si deve aiutare quelli che sanno veramente fare, che dimostrano di saper fare. Comunque speriamo che cambino queste idee in merito. Io per esempio ne le dico una, ho detto sarà difficilissima. Ho proposto all'ente Carnevale, alla Fondazione Carnevale, di fare una mostra di Viareggio. Bisognerà, certo, ci vorranno parecchi soldi, ci vorrà un aiuto della diplomazia italiana e straniera eccezionale,
Massimo Reggio potesse portare qui delle opere, non basterebbero delle opere del famoso James Ensor, il grande pittore delle maschere, che non ce n'è di pittori così, che hanno lavorato nelle maschere, fare una mostra dei lavori soli durante il periodo del carnevale, anche il carnevale prenderebbe un tono. Un'ultima cosa sul carnevale. Quale potrebbe essere il tema conduttore del carnevale 1990? Se lei dovesse realizzare i bozzetti dei carri e la scenografia di tutto... Beh, senta, è stata fatta una adunanza per dire delle opinioni sull'addobbo del carnevale, no? E qualcuno ha detto, dovrebbe fare l'addobbo nella Belle Époque. E allora a un certo momento, siccome io ho scritto delle relazioni del 1950 sugli addobbi, su queste cose, e anche allora ho pensato anche nei temi alla Belle Époque, del resto, e allora ho detto un momento, non inventate l'ombrello, perché quello l'ho inventato, sono spiegato. Allora, io direi, per esempio, che un tema potrebbe essere anche quello della Belle Époque. La Belle Époque. Se lo immagina lei, tutti i bar con gli ornamenti della Belle Époque, dello stile Liberty, le decorazioni stradali studiate in stile Liberty, la rievocazione degli ingressi pensando proprio a come erano prima i vecchi stand e i negozi a Viareggio. Ci darebbe un tono, quindi non avevano torto quelli che hanno detto la Belle Époque. Però io, per qualsiasi titolo, è buono per fare del carnevale con un'idea unica. Per esempio, pensi, per esempio, Le Mille e una Notte. Dato credo che Darliano fece qualcosa in questo senso tanti anni fa, o no? Non credo. No, fece lì Babà e... No, ma quella è un'altra cosa. Ma come tema, Le Mille e una Notte, tutto si potrebbe fare dell'umorismo, quindi non essere nemmeno delle raffigurazioni di orientali. Una Notte si può fare dello spirito sopra e fare Le Mille e una Notte anche, che le posso dire, un personaggio politico di oggi che è preoccupato, che non ce la fa a dormire, per dire, no? Ma, per esempio, se Le Mille e una Notte potrebbe essere ispirato, allora tutto l'addobbo a qualche cosa di sfarzoso, di orientale, eccetera. Ma non col cattivo gusto, col kish. Lei sa cos'è il kish? No, studiato veramente e reso valido, insomma. Io penso che siamo a posto, che si potrebbe fare, ma qualsiasi titolo. Beh, concludiamo qui questa intervista. Il personaggio che abbiamo presentato oggi, Uberto Bonetti, l'inventore, l'abbiamo detto poco fa, di Burlamacco, la maschera che proprio in questi giorni è stata inserita nel Museo delle Arti a Roma ed è quindi diventata una maschera ufficiale italiana. Un personaggio estremamente affascinante che ci ha presentato dei quadri della Viareggio dei tempi andati da un sapore e da un'emozione davvero forte e interessante.